Salve ragazzi, cari amici del web, sono Andrea Bruno. Quest'oggi parleremo di un argomento molto interessante per chiunque ha a che fare con i bitcoin, ovvero parleremo di fare trading usando i bitcoin. Innanzitutto, cosa vuol dire fare trading? Fare trading vuol dire avere dei profitti semplicemente sfruttando le oscillazioni che hanno i bitcoin, ovvero quando il bitcoin è sovrastimato vendere e quando è sottostimato comprare. Ecco, facendo degli acquisti e vendite nei momenti propizi è possibile ottenere ulteriori guadagni, oltre al fatto di avere la plusvalenza dovuta alla rivalutazione del bitcoin rispetto alle valute tradizionali. Per chi vuole fare trading, io consiglio sempre di utilizzare come moneta di riferimento non euro, non dollari, ma il bitcoin stesso, ovvero prefissarsi come scopo non aumentare il proprio patrimonio in dollari, ma aumentare il numero dei bitcoin. Quindi cosa vuol dire? Focalizzo solamente questo aspetto. Quando il bitcoin secondo me è sovrastimato, lo vendo, perché probabilmente essendo sovrastimato da lì a poco ci sarà un calo. Quando poi crolla perché ci sono in previsioni fork e altre cose di questo genere, lo ricompro ad un prezzo sottostimato, perché capita che uno o due giorni il bitcoin può cadere di un 20%, ma immancabilmente, come abbiamo visto nel passato con gli storici, guardando il grafico, lo storico del grafico, quando ci sono dei vistosi cali il bitcoin si è sempre ripreso nell'arco di uno, due, massimo tre giorni. Allora, per fare trading, il metodo numero uno quale può essere? Io mi metto davanti al computer e guardo il grafico, faccio delle analisi e mi faccio delle previsioni. Questo metodo è sbagliatissimo. Perché? Perché non sono io l'unico stronzo che sta davanti al computer a cercare di fare le previsioni, sono tutti davanti al computer che cercano di fare trading, per cui i calcoli che riesco a fare io, le previsioni che faccio io, sono quelle che faranno anche tutti gli altri. Per cui alla fine cosa mi trovo? Io mi trovo a comprare i bitcoin in un momento in cui tutti hanno fatto lo stesso calcolo, la stessa deduzione che ho fatto io, quindi tutti comprano e si sovrastima. Quando io vendo, cosa succede? Tutti, ma anche prima che ho incominciato io a vendere, hanno fatto gli altri lo stesso calcolo, ragionamento che ho fatto io. No, no, bisogna vendere perché adesso scende. Io non sarò il primo di tutti questi coglioni che si mette a vendere. Sarò uno come tanti altri. Probabilmente gli altri hanno già incominciato a vendere. Quando tanti vendono, siccome il prezzo dei bitcoin, come di tutto quanto, è regolato dalla domanda e l'offerta, c'è tanta offerta perché tanti vendono. Quelli che comprano, probabilmente pensando che poi fanno il calcolo che deve scendere, sono di meno, il prezzo scende e io mi ritroverò sempre a vendere a prezzo per me non vantaggioso. Per cui chi si mette a fare trading in questo modo ci smena sempre. Sistema numero due, che è quello che mi sono prefissato di fare, io ho già fatto il software, utilizzare i robot. Però siccome utilizzare i robot è un qualche cosa che se uno non è autistico come me e non ha un QI sopra i 150 non ce la fa a fare il software, per cui è una cosa di nicchia molto rilegata. Il sistema numero 3, che invece è quello che potete fare anche voi e che è uno di dà sicuramente buoni profitti, siccome oramai nel bitcoin ci sono messi dentro le banche d'affari, le banche di investimento, bisogna seguire i loro consigli. Perché? Perché capita, per esempio ieri leggevo, ci sono questi gruppi d'affari, parliamo quindi di JP Morgan, Goldman Sachs, ieri, e questo sta avvenendo ormai da un anno come immancabilmente come un orologio svizzero. Qualcuno non gli va bene l'algoritmo del bitcoin, si mette e in maniera autonoma con il suo seguito vuole fare il fork. Ok, questo scombussola un po' il mercato, perché il fork mette sempre in agitazione, per cui prima del fork generalmente il mercato è a calma, a piatta. Infatti bisognerebbe acquistare il giorno prima, che due o tre giorni prima che avvenga il fork, si acquista a buon mercato. Poi subito dopo il fork
il prezzo schizza, per cui un consiglio anche questo qua. Comunque c'è qualcuno che con questi fork, i fork avvengono, potrei farlo anch'io il fork, mi modifico il software, trovo quattro scemi come me che mi seguono, si mettono a fare il mining delle mie versioni, ho fatto il fork. Però il Bitcoin, quello vero, è e rimane solamente quello che ha la maggiore potenza di calcolo del mining, per cui rimane uno solo. Quindi benvengano tutti questi fork, così chi ha idee, chi non gli sta bene il Bitcoin così come è fatto, da soli si tolgono un po' alla volta dei coglioni, si creano il loro Bitcoin che fra 2 o 3 anni non varrà un cazzo e si sono tolti da soli. Poi che fanno? Rifanno il fork ma sanno già che poi non funziona. Allora, come ritorniamo al sistema 3, quello di seguire le indicazioni dei grossi investitori finanziari, dei grossi gruppi finanziari. Ad esempio ieri JP Morgan diceva: ah, il Bitcoin, loro fanno delle previsioni e ci azzeccano sempre. Perché ci azzeccano sempre? Adesso ve lo spiego. Il Bitcoin schizzerà a 4,8 per poi scendere di brutto e poi posizionarsi intorno ai 2002. Ma uno dice: ma io che ho i miei robot, stanno lì, fanno miliardi di miliardi, ma triliardi, fanno operazioni che neanche la NASA riesce a fare, riesco a fare queste previsioni, come fanno? Perché il Bitcoin è indipendente dal petrolio, dall'oro, da tutto il resto, cioè in un certo senso è quasi indipendente, perché possiamo dirlo così, se comunque la finanza tradizionale va in crisi o c'ha, scoppia una guerra o c'ha qualcosa che la va a ledere, o scoppia una bolla, domani il dollaro che in bolla scoppia, il Bitcoin sale di conseguenza, perché tanti si tolgono dei coglioni da quei mercati che sono tutti in bolla, la finanza tradizionale è tutta in bolla. Pensiamo ai dollari circolanti che superano di 3 volte il PIL mondiale. È possibile? No, ma perché è in bolla. Quindi, allora, perché JP Morgan ci azzecca sempre e io e i miei robot riescono a fare comunque delle previsioni abbastanza grossolane? Come mai? Per forza, perché tutti gli stronzi della finanza, tutti i vari capoccioni, colletti bianchi, credono a quel... comunque è una fonte autorevole, si occupano di grandi investimenti, hanno anche gli strumenti per riuscire a determinare il mercato, perché il Bitcoin attualmente è comunque un mercato molto ristretto. Se qualcuno entra dentro con i capitali, che non sono i capitali che può avere un privato, ma che può avere un grosso gruppo finanziario, riesce a determinarlo, riuscire a farlo salire, scendere e a farsi anche qualche giochetto così. Cosa succede? Siccome sono le cosiddette fonti autorevoli, la gente ci crede, allora quando il Bitcoin arriverà davvero a 4,8, dico: ecco, cazzo, JP Morgan ha detto di vendere, ci hanno sempre azzeccato, non hanno mai sbagliato un colpo, vendi, no, me ne libero, hanno detto arriva a 4,8, poi perché c'è il fork scenderà a 2,2, poi casomai adesso mi metto riparo, non disinvesto, mi riprendo i dollari, compro oro, mi prendo gli Ethereum, mi tolgo, disinvesto, per un momento rimango un po' fermo perché tanto loro ci hanno sempre azzeccato. Allora cosa succede? La massa, ma anche diciamo la gente esperta, non solo i caproni che seguono ad occhi ciechi, vende perché l'ha detto JP Morgan, tutti vendono. Cosa succede? Nel mercato si ritrova una quantità industriale di Bitcoin in vendita e il prezzo cade. E uno dice: com'è che ci hanno azzeccato? Ci hanno azzeccato perché è il famoso serpente che si morde la coda. Tu dici che a 4,8 cade, per cui tutti vendono e cade davvero, perché per far cadere il Bitcoin ci vuole una massa di persone che lo mette in vendita, e quello funziona sempre. Per cui, come avevo detto anche in un altro video, secondo me tutte questi fork qua sono create d'arte. Anche JP Morgan, loro, sono loro che poi se lo comprano il Bitcoin, loro te lo fanno vendere, poi loro a 2002 se lo comprano loro. Fanno questo gioco qui, creano ad arte il fork, lo pubblicizzano, tutti i grandi media della finanza nazionale sono in mano a questi gruppi finanziari, per cui le notizie che riescono a divulgare loro sono notizie che hanno un grandissimo eco,
e con questo effetto mediatico riescono davvero a determinare il prezzo del Bitcoin in questo modo qua. Per cui chi vuole fare dei colpi grossi deve cercarsi tutti i giorni i consigli JP Morgan, Bitcoin, previsioni, tutte queste notizie qua, e seguire più o meno quello che, se loro dicono no, arriverà a 4,8 e puoi vendere, tu a 4,750 vendi tutto, così sei sicuro che non arrivi ultimo. Perché poi cosa succede? A 4,8 tu dopo non fai più in tempo a vendere, perché da 4,8 ti arriverà 4 e intanto che guardi, se non hai un robot non ce la fai neanche impartire l'ordine, perché tu metti a vendo a 4,790. L'ordine non passa perché intanto che scrivi è sceso a 4,750. Poi alla fine ti tocca vendere alla meglio, quello che ti danno e ci smeni sempre. Per cui segui le indicazioni dei grandi gruppi finanziari, vedi quello che ti dicono loro e bene o male ci azzecchi sempre. Ecco, questo è un po' quello che volevo dire su come fare trading con i Bitcoin. Il sistema numero 4, che consiglio vivamente a chi non ha tanto tempo da perdersi, di mettersi lì davanti al computer così non si vuole rischiare, fare il cassettista, ovvero trading non farlo affatto, ti compri i bitcoin, te li tieni là, fra 2 o 3 anni te li vai a vedere e guardi cosa hai guadagnato. Ecco, questo è un metodo certo, diciamo. Tra tutti quanti, questo è quello con cui rischi di meno. Ecco, anche questo qua è un buon metodo, per cui metodo numero uno, segui i grandi gruppi finanziari, le loro indicazioni e ti regoli di conseguenza perché ci azzeccano sempre. Regola numero due, fai il cassettista e anche lì alla fin fine il tempo ti darà ragione e avrai grossi guadagni. Numero tre, se sei anche te autistico, hai un QI sopra i 150 punti, così ti fai il robot che grazie all'intelligenza artificiale ti fa lui le operazioni di borsa. Questo ho già fatto le mie proiezioni sul grafico storico e tutto, ti fa raddoppiare ogni anno il numero dei Bitcoin. Oppure fai il cosiddetto training casereccio, ti metti davanti al computer dalla mattina alla sera. Fai le tue deduzioni, adesso sale, scende così, però ti garantisco con questo sistema, anziché che aumentare il tuo patrimonio, aumentare il tuo numero di Bitcoin, con grande facilità ce li andrai a smenare, quel poco alla volta, quello 0,5, 0,2, perché così non ci azzeccherai mai. Ecco, quindi un caro saluto a tutti, continuate a seguirmi, ai giovani, se avete un po' di soldini messi da parte, non andate a mangiare la pizza, fate un po' di sacrifici, metteteli in Bitcoin, nel wallet, sul vostro dispositivo, teneteli lì qualche anno, sarà il vostro salvadanaio con gli interessi moltiplicati diverse volte. Per cui, cari amici, ci vediamo alla prossima, ciao!